Ciao ragazze, sono qui oggi perché finalmente è arrivata la mia glossy box di marzo. Eccola qui. E volevo mostrarvi cosa c'è al suo interno. Gli ingredienti, vabbè, dei prodotti, i vari campioncini. Cataloghi delle spiegazioni dei prodotti, un bigliettino che ti spiega in profondità tutto quello che c'hai, i vari prodotti, un'altra pubblicità, eccola qui. Dentro c'è questo, che è un latte detergente dalla consistenza leggera, ideale anche per struccare gli occhi. E devo dire che l'ho provato ieri sera e è molto buono. L'ho trovato, ha anche un gradevole profumo e non irrita gli occhi sensibili. Io li ho molto sensibili anche se sono scuri e devo dire che strucca facilmente e non irrita. Questo. Poi c'è un peeling massaggiabile a lungo, ideale per la pulizia profonda del viso. Anche questo l'ho provato ieri sera e non dà fastidio perché non è molto granuloso, quindi lo possono usare, penso, veramente anche chi ha la pelle molto molto sensibile. Poi c'è un rossetto idratante a media copertura e lunga durata e l'ho provato, questo è il colore e veramente dura a lungo, anche se non è un colore che preferisco, però l'ho provato. Eccolo qui, chiuso. Poi c'era questa, che è una crema in gel che lenisce, idrata e rafforza istantaneamente la pelle. Molto molto buona anche questa, l'ho provata sia ieri sera che stamattina e mi sono trovata bene. Questa, che è una base ammorbidente che riempie i dislivelli naturali dell'unghia e crea la base perfetta per la tua manicure. Io l'ho messa sui piedi e può essere usato anche da solo perché comunque dà un effetto naturale che non mi dispiace per niente, almeno sui piedi. Si asciuga facilmente e è anche facile da applicare. Ora vi faccio vedere anche il pennello. Molto lungo. Non è male. E poi questo, che è un concentrato all'elastina Dona marina. Elena. Pelle, principi attivi selezionati per rinforzarla, levigarla e ringiovanirla. E anche questo l'ho provato e sinceramente non è male. Bastano poi pochissime gocce dopo aver pulito la pelle, 5 gocce di questo, massaggiare sul collo e viso. Carini. Poi non è male. Ok, mettiamo tutto a posto. Invece adesso volevo parlarvi, stamattina sono andata a Lupin per comprare dei trucchi, delle cosine, degli essence che mi servivano e ho trovato questo, che è una palette fatta a libro, diciamo,